Benvenuti a Green Talks, ma perché abbiamo deciso di fare questo programma? Per raccontare una storia, un gruppo di ragazzi che nel 2016 hanno deciso di ripartire da questa antica e misteriosa fonderia che oggi è l'esempio della transizione ecologica di tutta la nostra provincia. E questo è fatto attraverso un progetto che parla di responsabilità ambientale, ma anche di costruzione di una nuova società civile che passa dalla partecipazione e dall'unione di intenti di tantissime fondazioni, università e scuole, perché la transizione ecologica non va solo fatta, ma va anche saputa raccontare. Abbiamo chiamato grandi personaggi che hanno portato la loro testimonianza e hanno parlato di rinnovamento, di transizione ecologica, di ambiente e delle loro esperienze. Vediamo chi sono. Questo libro che è uscito adesso, edito da City News, scritto da me su questo progetto, che è un progetto diciamo prettamente orientato verso l'ecologia. Si va verso un momento di grande allerta anche dal punto di vista ambientale. Che cosa pensa diciamo lei sull'ecologia? Io adesso non voglio certamente fare il verso a chi prima di me ha parlato di bla bla bla, però in effetti mi sembra che di parole ne siano state dette negli ultimi anni tante, di fatti pochissime. Esatto. E questo è ormai il problema, ma non soltanto in questo ambito. Nell'ambito ecologico sicuramente è quello più grave, quello più urgente, ma in qualunque ambito, perché anche quello culturale, io oggi ho parlato della mia esperienza con questo progetto, libro, film su Dante, e anche lì parole, promesse, promesse, poi dopo nei fatti non si è combinato nulla. Quindi mi sembra che l'Occidente abbia scoperto questo grande trucco di dare il potere nelle mani di persone molto capaci di esprimersi verbalmente con un eloquio forbito, che non sono più convincenti però, che hanno perso in credibilità in modo assoluto e totale e ormai esponenziale. E credo che siamo ormai arrivati sull'orlo del baratro della morte. È sufficiente evocare questo dibattito che anima l'Occidente fra chi a un certo punto vuole essere salvato e chi non vuole essere salvato, che mi sembra che sia assolutamente demenziale. Abbiamo ospitato anche Galimberti negli ultimi tempi, che poi ha espresso comunque anche lui un pensiero di questo genere. Lui parla di nichilismo, diciamo, quindi un annientamento. Sì, c'è questa autodistruttività che incombe, che impera, e alla quale secondo me nessuno pone rimedio e non c'è nessun tipo di preoccupazione, di resipiscenza, per cui per un attimo uno si sveglia e dice ma com'è possibile? E allora non è che si diventa antidemocratici se si impongono le cose di buonsenso, le cose di buonsenso volano più alte del democratico o dell'antidemocratico. E allora anche in ambito ecologico sarebbe ora che si prendessero delle decisioni probabilmente anche impopolari, che probabilmente fanno perdere qualche voto, però fanno guadagnare in secoli di futuro l'umanità. Come ospite d'apertura veramente abbiamo scelto un'elite, ringrazio ancora il maestro Pippo Abati per essere venuto qui a Casa dell'Energia, venuto a presentare il suo ultimo libro, un libro che parla di Dante, diciamo in qualche modo anche una variazione rispetto alla sua natura, che è quella di essere un regista, un uomo impegnato nel cinema, un grande, come dire, sognatore e un grande creativo, e per questo diciamo che io ho scelto di iniziare questo programma con la sua testimonianza. Ovviamente avete visto come diciamo anche lui lancia un messaggio importante, cioè quello della crisi climatica, la crisi ambientale, quello che stiamo vivendo oggi. Lui ovviamente, come tanti altri, come anche Galimberti stesso, ne sottolineano anche una crisi sociale che ne sta derivando soprattutto sulla parte giovanile. Ecco, dove siete inseriti? Siamo inseriti all'interno del progetto di Casa dell'Energia e Urban Center, un progetto costruito però interamente da giovani che da questa fonderia, da questo luogo storico, da questo luogo che parla dello sviluppo industriale del Novecento di Arezzo, dove è stata forgiata la famosa campana di Addis Abeba, dove sono state costruite le cancellate di Central Park e le stesse fontane di Central Park a New York, quindi un luogo già internazionale al tempo, è nato un progetto.
un progetto che oggi si snoda in tutta la città, ma anche in tutta la regione, e sta avendo finalmente questa eco nazionale come progetto giovane e come progetto sulla transizione energetica. Da un'archeologia industriale, noi ci troviamo all'interno di questa splendida fonderia, appunto, dell'Ottocento, che oggi però, diciamo, è alimentata ad energia rinnovabile. Quindi non si brucia più carbone, non si liquefanno più metalli, ma si dà la possibilità a tutta una serie di aziende, di start-up operanti nella tecnologia, nell'energia e nella creazione di eventi e nella didattica anche, di dare, diciamo, il proprio contributo per far crescere la città. Le difficoltà sono state tante, anche oggi vediamo come appunto il tessuto italiano non sia purtroppo anche maturo per sostenere questo tipo di iniziative, però noi siamo tutti ragazzi, andiamo comunque avanti, chi più giovane, chi meno giovane, e supportati soprattutto da una grande passione. Ecco, il secondo ospite che io presento è l'ingegner Mauro Moroni, Energy Transition Ambassador Kiwa International, quindi già una persona comunque che ha avuto un riconoscimento internazionale, un grande amico che vedete essere anche una persona scherzosa e che in qualche modo vi parlerà di quello che lui vede nello sviluppo dell'energia rinnovabile, nelle difficoltà burocratiche, nella necessità di intravedere una transizione energetica il più velocemente possibile per dare, diciamo, un futuro sostenibile anche alle nuove generazioni, a cui noi, diciamo, stiamo molto attenti. Grazie Fabio dell'invito e saluto a tutti i telespettatori. Nasco come ingegnere ormai nel 2003, poi è passato un po' di tempo, dal 2004 ho iniziato la mia attività. Sono un dottorato di ricerca in ingegneria meccanico, dottorato di ricerca in energetica. Sono quindi appassionato di energia, lo faccio da tantissimi anni ed è un po' la parte principale della mia carriera professionale. Ho iniziato quindi da piccoli impianti, ho iniziato a suo tempo addirittura dal solare termico, ho messo a posto dei solari termici vecchi di 20 anni, che non funzionavano, ho detto Mauro provaci tu, e l'ho messo a posto, è stata una soddisfazione, e poi dopo da lì ho cominciato invece l'avventura sul fotovoltaico e mi sono specializzato su questa fonte, e oltre a tutta la parte di impiantistica a 360 gradi, prima sui edifici e poi andando sugli impianti utility scale. Ho creato dopo una società che si chiamava Moroni & Partners e nel 2010 eravamo circa una 55 di persone, tutti ingegneri, e che è stata una delle più grandi, diciamo, società nell'ambito energetico rinnovabili d'Italia. Il percorso ho proseguito anche dopo il 2010 chiaramente. Per chi ha vissuto quegli anni c'erano gli incentivi del fotovoltaico. Anche a belli succosi. Belli succosi nel 2010-2011 assolutamente, poi c'è stata, diciamo, una crisi di mercato nel 2014, ancora lo ricordo bene, con un decreto spalma incentivi che è stato in forma retroattiva, diciamo, che un po' assomiglia un po' a quello che sta facendo adesso un po' il governo, che sta tagliando, diciamo, gli oneri della bolletta solo per rinnovabili, non si capisce perché. E la grande trasformazione che c'è stata in quegli anni è stata quella di passare dal mercato legato solo all'incentivante al mercato, dico io, legato alle leggi della fisica. Infatti a partire dal 2010 più o meno avevo stilato un protocollo di verifica delle performance degli impianti fatte su campo, che è quello che poi ci ha accompagnato la società, ha fatto sì che, contrariamente a molte altre società delle rinnovabili che purtroppo sono andate in difficoltà chiaramente senza incentivi, noi ci siamo trasformati, sempre adattati al mercato e facendo attività di verifiche tecnico-strumentali sugli impianti e occupandoci del mercato cosiddetto secondario, il mercato della compravendita di impianti. Infatti Moroni & Partners era uno dei principali operatori a livello, diciamo, nazionale per quanto riguarda la parte finanza, quindi i nostri clienti sono nel tempo sono diventati sempre più grandi fino ad arrivare ai fondi di investimento ed utility. Fondi di investimento quindi comprano impianti realizzati, che siano fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biogas, biomasse, un po' di tutto. Abbiamo visto un po' tutto quello che riguarda la parte rinnovabile e come Moroni & Partners identificavamo, diciamo, le criticità dovute a un passaggio, che possono essere sia di tipo autorizzativo, incentivante oppure tecnico. Quindi con prove strumentali e quant'altro, che nel tempo ci siamo anche ingegnati a creare come protocolli,
e chiaramente utilizzare quelli che erano standardizzati per fare delle cose. Come sei riuscito, come siete riusciti, diciamo, a rimanere comunque un'elite nel... Diciamo cercando sempre di adattarsi, come è noto darwinianamente parlando, le specie che sono sopravvissute sono quelle che si sono adattate al mercato e quelle che non si sono adattate sono morte, e anche nel mercato dei rinnovabili è successo questo. Io invece di guardare avanti mi sono guardato indietro, ho detto il futuro è incerto, quante installazioni si faranno, e indietro invece c'ho 20 gigawatt di impianti realizzati solo solare, poi c'ho le biogas, poi c'ho l'eolico e quant'altro. Dico, allora io mi strutturo per un mercato esistente, che servizi sono per l'esistente, le banche avevano, c'erano le prime transazioni perché gli asset rinnovabili sono utilizzati, sono considerati, è vero che sono assolutamente indispensabili per l'abbattimento delle emissioni di CO2, per produrre, decarbonizzare diciamo, il sistema elettrico, ma sono anche investimenti finanziari molto interessanti chiaramente. E quindi c'è un mercato fatto appunto di finanziamenti e compravendite di impianti, in cui serve appunto una figura che è chiamato il technical advisor. Il technical advisor è quello che se lavora o a protezione delle banche o la figura tecnica, l'occhio tecnico dei fondi di investimento per valutare appunto se c'è qualche rischio ed eventualmente come mitigarlo. E quindi ci siamo, questo adattamento a questo nuovo tipo di mercato ci ha sempre permesso di stare a contatto intanto con operazioni importanti e di lavorare, come mi piace anche dire, con i primi della classe, perché è anche una soddisfazione quando lavori con... è un mercato comunque di soggetti molto, molto skillati, molto, molto bravi, e è un bel modo di lavorare perché è il massimo livello comunque del mercato, e io sono contento del tipo di mercato nel quale operiamo, perché le persone comunque con cui lavoriamo sono nell'ambito energetico rinnovabile, sono i primi... I top player assolutamente, italiani ma anche internazionali. Nel 2022 torniamo al punto di partenza, però questa volta si colpiscono gli impianti fino ai 28 kW. Noi abbiamo un impianto da 28 kW sul tetto. Che cosa significa 28 kW? Quanto si prende di incentivo? Zero, perché l'impianto è stato messo dopo il 2016, quindi non c'è più incentivo, ma c'è scambio sul posto, autoproduzione, autoconsumo. Quindi io mi chiedo, togliere la materia incentivante dagli impianti che hanno l'autoconsumo è praticamente solo immattire, come si dice qui ad Arezzo, per calcolare quali sono gli incentivi e poi toglierli. Non ho capito nel senso questa misura. Però diciamo il segnale che viene dato non è tanto il togliere incentivo, ma quanto toglierlo l'area rinnovabile. Allora ci dicono, guarda, perché il nucleare è la soluzione a tutti i mali, la panacea a tutti i mali. Io direi anche no, e spiego anche perché, però, perché non è che è una presa di posizione, ci sono più diciamo, considerazioni da fare nell'ambito tecnico, partiamo, e poi anche economico. La prima chiaramente è la storica, diciamo, è la parte gestione delle scorie. Ancora ci devono spiegare come vengono, diciamo, gestite queste scorie. Tantissimi anni per capire dove era, per esempio, il deposito nazionale. Ancora mi sembra di capito che tutta questa volontà di averci scorie radioattive vicino casa da parte degli italiani non c'è. No. Ci sono stati fatti due referendum vinti alla stragrande maggioranza sul fatto che non vogliamo nucleare. Però sarà perché non ce l'abbiamo, sarà perché è un investimento centralizzato che purtroppo in Italia, quando c'è un grande investimento centralizzato, ci sono sempre proroghe, varianti, quant'altro, e c'ha molteplici rischi di realizzazione, ma il prezzo soprattutto dell'energia che viene fatto dal nucleare, se guardiamo per esempio i report di... l'International Energy Agency, che vi invito a trovare su internet, si vede che in taluni casi c'è un parametro che dovete guardare, che si chiama LCOE, che è Levelized Cost of Energy, che mi indica quando è che è il costo vero del kilowattora che esce dalla centrale. Beh, le rinnovabili già in questo momento hanno un costo, il solare nello specifico, e in Italia nello specifico, che c'è una radiazione solare più elevata del resto d'Europa insieme alla Spagna, c'ha un costo più basso del nucleare. Quindi l'energia fatta con il solare costa meno di quella fatta col nucleare, non necessita, chiaramente non c'ha le scorie, non ci vogliono 12 anni a fare una centrale, ma ci vogliono magari 6 mesi piuttosto che un anno. E soprattutto io questi grandi giacimenti d'uranio o di
di materiale che mettiamo dentro la centrale. In Italia non li vedo. Adesso non so se Fabio sei a conoscenza tu. No. A me non mi sembra che ci siano queste grandi produzioni qua in Italia. Quindi dipendiamo ancora, cioè vogliamo sostituire una fonte che ci tiene legati all'estero, come il gas, con un'altra fonte che ancora ci tiene legati all'estero. E in più abbiamo la problematica di gestione delle scorie. Considerate quindi se è già un problema per talune persone fare un impianto fotovoltaico o in eolico per problemi principalmente di paesaggio, perché questo qui è la maggiore rimostranza che c'è sulle rinnovabili, è una questione di tipo paesaggistico, che poi è un adattamento del paesaggio, no? Perché il problema paesaggistico potremmo dire anche, se non fai queste cose, il cambiamento climatico chiaramente accelera, e dove prima c'è per esempio un bel prato verde, un bel bosco, magari dopo c'è un terreno arido. Ti piace avere più un terreno arido o vedere una parte di questo terreno, magari piccola parte, vogliamo anche dire, fatta magari con del fotovoltaico, anche integrato, magari con l'agricoltura, piuttosto che delle pale messe in posizione che non danno grande fastidio e che in taluni casi migliorano anche e diventano anche interessanti per l'ambiente? Beh, io direi che visto che le bollette le vogliamo più basse, vogliamo dipendere meno dall'estero, le scorie radioattive non ci piacciono e magari averci vicino a casa una centrale nucleare magari non aumenta molto il valore immobiliare della mia abitazione, ma magari c'ho un pochino di paura. Poi l'incidente non succede mai, ma se succede sono veramente problemi molto importanti. Io direi dobbiamo diciamo adattare la nostra mente alla transizione energetica, quindi capire che determinati passaggi, determinati impianti, determinati modi in cui veniva fatta l'energia fino adesso devono cambiare. E quindi questa è la strada giusta per fare diciamo la transizione. Poi mi si dice ma no, ma nucleare perché tu parli di energia, ma le fonti rinnovabili sono fonti non programmabili, che è vero, è confermato. Quando c'è il sole, il solare produce, quando c'è la notte, il solare purtroppo, poverino, non produce. Il solare si chiama per questa ragione. L'eolico lo stesso, quando c'è il vento produce, quando non c'è il vento. Benissimo. Intanto che sono le fonti principali con cui si va in Italia e in generale nel mondo, sono solare e eolico. Anche perché? Perché sono un po' complementari. Quando non c'è il sole, generalmente c'è un po' di vento. E c'è più o meno durante anche l'anno, perché magari d'inverno c'è più vento che c'è sole. Ma ci sono quindi, oltre alle fonti non programmabili, ci sono chiaramente anche quelle programmabili, che sono appunto l'idroelettrico, il biogas e per esempio il geotermico. Beh, se facciamo uno scenario, in questo momento, non so se i nostri telespettatori lo sanno, parlano di fare una centrale da 1 gigawatt, 2 gigawatt, 400 megawatt di nucleare. Benissimo. Ma lo sapete che ci sono 200 gigawatt in questo momento di richieste di connessione alla rete elettrica di energia rinnovabile in questo momento in Italia, oggi, non tra 20 anni, oggi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che questa energia, facendo un rapido calcolo, Fabio, se mi perdoni faccio un piccolo calcolo. Volentieri. Se questa energia che viene prodotta corrisponde più o meno, fosse collegata in questo momento alla rete, sarebbe sufficiente a questa nuova energia a provvedere a circa il 70% dell'energia elettrica richiesta in questo momento in Italia. Ma il rimanente, se guardiamo la produzione energetica italiana, abbiamo un altro 30% che già adesso è rinnovabile. Quindi se fosse connessa questi 200 gigawatt di rinnovabili, che poi non voglio tediarvi coi numeri, ma sono assolutamente più che ragionevoli, 1500 kilowattora per esempio mediamente a kilowatt di picco per il fotovoltaico, 2000 kilowattora a kilowatt per l'eolico, e se consideriamo anche quelle programmabili, che con l'idroelettrico, seppur con le proprie variazioni, il geotermico piuttosto che il biogas, possiamo considerare 4000 ore l'anno di funzionamento, quindi 4000 kilowattora a kilowatt, beh, tutto questo garantirebbe il soddisfacimento del fabbisogno energetico italiano. Ed è una cosa che deve sapersi. Non ci abbiamo bisogno di nucleare, non ce l'abbiamo oggi bisogno e non ce l'avremo tra 20 anni, quando il tempo di costruzione di una centrale, io tra 20 anni venderò l'energia nucleare allo stesso prezzo per ulteriori 50 anni, le fonti rinnovabili calano sempre come prezzo. Dice, per la discontinuità come facciamo? Utilizziamo degli accumuli.
che possono essere di diversa natura. Possiamo utilizzare accumuli elettrochimici, possiamo utilizzare le nostre macchine elettriche che piano piano andranno avanti. Lo so che siamo un po' indietro come industria europea in questo settore, ma vediamo anche un annuncio, per esempio, che è stato fatto ieri, ho visto sulla stampa, Stellantis a Termoli farà una gigafactory, diciamo, per le batterie, cosa molto positiva. Facciamola subito, perché il mondo non si fermerà perché l'Italia si vuole fermare e si ancorerà ai sistemi a motore a combustione interna. È come mettere uno scoglio con uno tsunami. Vogliamo resistere sul nostro scoglio? Proviamoci, ma saremo sommersi. Quindi l'industria italiana chiaramente deve necessariamente adattarsi, e l'europea lo stesso. Quindi, diciamo, la conversione elettrica la parte del sistema elettrico tradizionale piuttosto che la parte di mobilità e la parte di riscaldamento tendenzialmente andranno sempre più verso l'elettrificazione. Questi tutti gli ostacoli che ci sono, servono, burocratici e quant'altro, sono un po' fumo negli occhi per rallentare la transizione. È una transizione che comunque ci sarà. Possiamo essere protagonisti oppure possiamo subirla, questa transizione. Se ci muoviamo subito, possiamo farla. Dicevo, per l'intermittenza come facciamo? Batterie, le automobili. Abbiamo la possibilità dei sistemi di pompaggio, quindi sostanzialmente prendere dell'acqua. La prendo la notte o quando mi serve faccio generazione idroelettrica e poi quando ho un surplus di energia, magari da un impianto eolico vicino, la ripompo nel bacino. Rendimento altissimo. Oppure, dice, ma d'estate quando ci avremo una enorme quantità di energia solare, cosa faremo? La trasformeremo in idrogeno verde con degli elettrolizzatori e delle fuel cell che aiuteranno a rimetterla in rete. Quindi idrogeno verde fatto da energia elettrica da fonti rinnovabili, esclusivamente, non quello blu che viene fatto dal gas e che ci lascia sempre dipendenti dal gas, e noi ci dobbiamo essere indipendenti dal gas. Quindi l'unico idrogeno buono è quello verde, a mio avviso, e quello dobbiamo puntare a fare. E faremo accumuli stagionali che utilizzeremo, tutta questa energia verrà accumulata, perché l'idrogeno, anche se non è estremamente efficiente per l'accumulo di grandi dimensioni di energia, è comunque il sistema migliore che abbiamo per grandi quantità di energia da stoccare, perché l'elettrochimico, anche se facciamo le batterie da 1 MW, 2, 10 MW, possono servire per 1, 2, 3, una settimana magari come capacità di stoccaggio, e poi si esauriscono. L'idrogeno ci consentirà di avere grandissimi accumuli di energia che potremo utilizzare stagionalmente per quando ci serve. Questa è la mia visione per il futuro energetico del nostro paese. Big Talks finisce qui. Grazie a Mauro Moroni, grazie a Luca, grazie a tutta la regia. Ci rivediamo presto.